Oh, guarda chi si vede. Stai cercando qualcosa, cavaliere errante? Fatti da parte prima che ti apra in due. Hai coraggio, l'ammetto. Come hai detto che ti chiami? Non ho mai visto un cavaliere errante tanto abile con la spada. Indeed. Allora fa un passo indietro se hai un briciolo di buon senso. Sei nel nostro territorio, cavaliere, qui comandiamo noi. Hai talento, ma sei pur sempre un uomo e sanguini anche tu. Prendiamolo! Pur sempre un uomo, eh? Ragazzi, benvenuti e bentornati in questo nuovo episodio di Octopath Traveler. E siamo contro gli stessi tre banditi dell'altra volta. E applichiamo esattamente la stessa tattica, solo che adesso siamo in quattro, quindi avranno da temere. Luminescenza. E forse dovremmo preoccuparci un po' del ripristino dei nostri MP. Proviamo a fare riposa. Oh, guardate qua, 25 MP a botta ci ripristina. Vabbè, questi fanno tanto i grossi e poi mi fanno 4 di danno, ma va bene. Addio briganti. Non mollare, ragazzo, vengo a prenderti. E dobbiamo fare in fretta, ragazzi, perché questi briganti sicuramente non hanno bei piani in mente per il nostro Philip. E quindi è questo il dungeon, effettivamente. Andiamo prima di qua, va? Che tanto, esatto. Stavo per dire, sicuramente ci sarà un qualcosa di nascosto. Ok. Proseguiamo, intanto che sentiamo la colonna sonora, che in questi dungeon qua è sempre uguale, non lo so perché. E questi sono serpenti. E guardate quanti nemici. Allora, vento gelido, ci proviamo? Contro i serpenti ovviamente no, perché cioè devono avere debolezze diverse, palese, no? Cioè, ma che scherzi. Allora, vediamo se riusciamo a rubare. No. Non siamo riusciti a raccogliere nemmeno una foglia da questi nemici. Beh, luminescenza, ragazzi, è sempre un attacco potente. Ecco, soffio tossico non ci voleva. Proviamo a fargli analizza e vediamo che debolezza hanno. Contro la lancia, ma nemmeno un elementale? 4 bastonate in testa e se non muore così è... Livello 11 per il nostro... anzi no, per la nostra Tressa. E andiamo a vedere, andiamo a saccheggiare qualche altro loot, qualche altro bottino di questi briganti. Guardate che bella la luce del sole, proprio il raggio di sole. Lanterna di rame. Ok, di che stiamo parlando? Garantisce una modesta somma in caso di vendita. Ok, dovevo aspettarmelo, in effetti. Andiamo qui. E già c'è il mercante, già abbiamo finito il dungeon. Ok, vabbè, abbiamo colto il nemico di sorpresa. Indeboliamo questo nemico maledetto. No, furore di fuoco non lo possiamo fare perché richiede troppi MP. Comunque, ragazzi, dopo questa battaglia, visto che già siamo arrivati alla fine del dungeon, io credo che tornerò indietro a prendermi la gran spada, visto che ne abbiamo tutto il diritto di prendercela, e anche il denaro per farlo. E poi penso che prima o poi, insomma, appena avremo il denaro necessario, a partire dal prossimo episodio faremo un po' di backtracking nelle città vecchie per cercare di accaparrarci le armi costose, diciamo, dei nostri personaggi. E anche questo ratto fa una finaccia. Olberic livello 6. E ci accettiamo giusto che questo mercante abbia sempre la stessa roba. Sì. E vabbè, noi gli vendiamo le cose che abbiamo, tipo questa moneta, la lanterna di rame, no? Ecco, questa spada di ferro, no? Che avevo comprato. Però adesso abbiamo i soldi abbastanza per farcene un'altra.
Fammi pensare, poi che altro abbiamo? Ecco, questa corazza rinforzata che gliela potremmo dare, no? Per esempio, visto che è ancora abbastanza scarsino il nostro Olberic. Allora, corazza rinforzata. E al posto dell'elmo gli diamo l'elmo di bronzo, sì, dai. E lo scudo rinforzato. Non so perché non l'avevo ancora equipaggiato con niente, ma... ok. Che anche se sono comunque scarti degli altri personaggi, perché ho comprato equipaggiamenti più forti, meglio che avere niente, insomma, eh. Ok. Salvataggio in corso. E ci rivediamo qui. Ok. Abbiamo la caspata, ragazzi. E guardate che attacco fisico, 170. Che ovviamente non sarà niente, però... E tra l'altro guardate, la lancia da guerra è un downgrade pazzesco. Ok. Compriamola però, perché invece per Tressa è un upgrade. E possiamo prendere magari anche questo coltello arcano. Non si sa mai. È arrivato il momento di battezzare questa spada. Guardate quanto gli fa. Tosta. Certo, non eccessivamente, però si nota la differenza. Non so se è da 7500, ma comunque la differenza sì, si nota. E questi sono i nostri briganti, ragazzi. Oi. Parlami di quel tuo amico. È in gamba a combattere, vero? Certo che sì. È più forte di tutti voi messi insieme, non avete speranza. Non scherzo, smettetela di ridere. Avete sentito, gente? Il Cavaliere Errante è il miglior spadaccino del reame. Se pensa di poterci sconfiggere tutti, più che un cavaliere è un folle. Questo non è il mondo delle fiabe, moccioso. I veri cavalieri non perdono tempo con gli spadaletame. Se è un cavaliere delle fiabe, una donzella in pericolo sarebbe un'esca migliore. Torniamo indietro a prendere la mamma? Basta, smetterete di ridere quando Ser Berg avrà finito con voi. Ser Berg, che nome altisonante. Guarda, ho già la pelle d'oca. Zitti, tutti quanti. Capo? Il ragazzo ha più coraggio di tutti voi e più cervello, soprattutto. Quindi chiudete il becco e preparate le spade. Ma capo, è impossibile che il Cavaliere Errante ci segua fin qui, se non è matto dalle gare, quantomeno. Infatti, non è mica suo figlio, che motivo avrebbe? Già, perché? Ma la situazione si farebbe interessante se si presentasse. Ho sempre avuto un debole per gli uomini con più fegato che cervello. Come questo ragazzo. Che ne dici, giovanotto? Ti piacerebbe entrare nella nostra famigliola? Siamo sempre alla ricerca di uomini arditi. Non sarò mai come voi, io diventerò un valoroso guerriero, come Ser Berg. Avete sentito, uomini? Il moccioso si ritiene sprecato per il crimine. Credi di essere il solo a pensarla così, ragazzo? Lascia che ti spieghi una cosa. Che c'è, capo? Signore! Perdona il ritardo, ragazzo, un imprevisto di percorso. Hi, look. It's the mighty Ser Berg in the flesh. He is mad. How did he get in here anyway? Where are the lookouts? Bleeding in the dirt, last I saw. Sir! Stay back! He parried the boss's blow. Hang me, but I ain't never seen no one do that afore. You're quick, all right. And strong. Clearly, no common hedge knight, are you? Just as you are no common brigand. But played. Like it, do you? It just so happens to be a present from an old friend. Earhart? Oh-ho!
You know the man, do you now? So it is his blade. As if I needed another reason to cut you down where you stand. How do you know Earhart, rogue? Speak, or I'll slice your throat. You've got a score to settle. Is that it? I can see it in your eyes. They blazed like fire when you said his name. Look, I don't know what passed between you and Earhart. But if you're looking to ask questions of me, my good sir, you'll have to earn the right! E guadagniamoci ste risposte. Comunque non era mai nella vita così grosso. Guardate anche le guardie del corpo. 4 di scudo. Ok, forse questo... questo ha l'aria di essere uno dei boss più potenti, forse, dei primi dungeon. Perché, per esempio, la Ghisarma non era così potente, nemmeno quegli altri. Giusto quello di Ophelia era potente, ma solo perché eravamo da soli. Ok. Furore di fuoco. E effettivamente ne erano deboli. Ok, 69, vabbè, ma queste ferite non ci spaventano, perché siamo più forti. Luminescenza. Niente, Gaston fa roteare la lama con un ghigno sul volto. Niente, 460 non gli fa nulla. Gli proviamo a rubare? Vediamo. Oh, 640 foglie è tantissimo. Eco fendente. E questo tizio non è debole alla spada. E ste guardie resistono tantissimo. Ok, è arrivato il momento. Addio guardie, penso. Sì, infatti. Allora, lui ha una probabilità del 32% di raccolta. E infatti, vabbè, però avevamo una possibilità su 3, dai. Ok, ora è il suo turno. Io farei una cura preventiva. E infatti colpo poderoso ci ha sciottato. Allora, risolutezza, che dite? Attacco. Ecco, 144 è parecchio, eh. Ok. E ora, volendo, che ne dite se chiamiamo un po' di banditi contro questo grandissimo bandito enorme? Abbiamo fatto un sacco, ridendo e scherzando. Ok. Speriamo che non attacchi Cyrus, ambè, ok. Tress ha perso i sensi. Ok. Usiamo un nettare curativo, sta qui apposta. E abbiamo scoperto che ripristina 500 di vita. Perfetto. Vediamo se è debole al bastone sto nemico. Sì. E questo è un grande vantaggio. Non alla spada però, ma la lancia sì. E il fatto che sia debole al bastone ti si ritorcerà contro, caro Gastone. O Gaston. Allora, che potremmo fare? Ma sì, un bel attacco di lancia normale, 92. Tressa non agisce. 22 che non è niente di che, però. Meglio di niente, dai. Ma per quanto ne abbiamo ancora, Gaston? 214, vedete? Eco fendente, anche lui? E su 3 è andato a vuoto, non a caso. Ok, facciamo questa cosa. Ci difendiamo per anticiparci al suo turno. Ok. Ora farà 2 turni di seguito. Però almeno possiamo curare tutti con tranquillità. E stiamo finendo gli MP.
spell. What next? Think not. Ecco, colpo poderoso. Però perlomeno difendendoci siamo sopravvissuti. E ora fa un altro turno? Ah beh no. Pensavo per un attimo. Vai. Ok, adesso che è di nuovo il nostro turno, attacco con il nostro Olberic. E possiamo... Esatto, perché farlo in quel modo... 2560 è tantissimo. Dicevo, ci aumenta la probabilità, credo di aver capito, insomma. 1370 gli sono rimasti di vita. Ok, diamo una curata alle nostre ferite. Per quanto non potrà mai essere abbastanza, ci voleva una bella cura aggiunta. E infatti siamo di nuovo da capo a 12. Ma che te lo dico a fa? Prugnola? Ma sì. Che 40 PA non è tantissimo, eh. Però è abbastanza per fare questo. Allora, attacchiamo? Iniziamo a guadagnare turni. Indebolito 61. Un'altra bastonata. Ah, ci ha stordito Cyrus. Per due turni. Ma sì. E di nuovo. E se io lo stordissi proprio adesso? Esatto, abbiamo fatto la mossa del secolo, ragazzi. Vai. Dai, non gli dovrebbe essere rimasto poi così tanto. Luce sacra al massimo. Oh beh, ok, dai. 800, non lo so, prima c'era 1000. Guardate qua. Abbiamo livellato un sacco e abbiamo anche rubato un sacco, perché 2000 più i soldi che ci ha dato la fight normalmente. Mi arrendo. Ora pretendo le mie risposte. Perché conosci Earhart? Abbiamo combattuto insieme, tutto qui. Una compagnia di mercenari. Era già un veterano quando mi sono arruolato, quindi mi ha aiutato insegnandomi le basi. Un soldato di Ventura. Dove si trova ora? Non ne ho idea, il gruppo si è sciolto e ognuno ha preso la sua strada. Dopodiché ho vagato di città in città, ho cambiato diversi mestieri, ma nulla mi viene naturale come impugnare una spada. E così sono finito qui. Sono tempi bui e bisogna pur sopravvivere. Uno spadaccino come te sarebbe utile a molti. Potresti proteggere le persone invece di derubarle. Sì, potrei, ma un lavoro onesto richiede più intelligenza di quanta me ne abbiano concessa gli dèi. Non ho mai voluto far male a nessuno, ma spesso la vita non ti lascia scelta, giusto? Questo è un personaggio molto più complesso di Olberic, in realtà, per quanto si definisca stupido. Scelto o no, dovrei rispondere dei tuoi crimini. Sì, me ne rendo conto, ma ho anche i miei uomini a cui pensare. Capo, che succede? Calmi, ragazzi, il cavaliere errante ha ragione. Le mie mani hanno versato fin troppo sangue. Chi di spada ferisce? Beh, il resto è noto. Bisogna accettare le conseguenze delle proprie azioni. No. Per oggi si è consumata fin troppa violenza. Se ti arrenderai, hai la mia parola che nessuno farà del male a te e ai tuoi uomini. È un gesto magnanimo, cavaliere errante, e intendo ricambiarlo. Ti ho detto di non sapere dove fosse Earhart, ed è vero. Ma conosco chi può aiutarti. Si chiama Gustav, Sir Gustav. Alcuni lo chiamano il Cavaliere Nero, o con simili pomposi nomignoli. Earhart ha insegnato a entrambi a tirare di spada nella compagnia di mercenari. Credo lo troverai a Vinci Fossa. E quest'uomo mi rivelerà dove si trova Earhart. Forse, o forse no. Tuttavia, se trovarlo ti preme tanto, vale la pena tentare. Ho visto i tuoi occhi, cavaliere errante. Erano spenti come quelli di un pesce. Ma non appena hanno incrociato la mia spada, si sono ridestati. Spenti? Già, lo sono stato anch'io. Ma cosa può saperne un ladro da strapazzo dell'animo umano?
Signore, grazie al cielo è salvo. Le donne e i bambini stanno bene. Radunate i ladri e rinchiudeteli nel carcere del villaggio. Berg, non mi giunge nuovo. Dei del cielo, Heisenberg! Avrei dovuto capirlo da come ti sei illuminato il volto quando hai pronunciato il nome di Herhart. Sì, non sei un cavaliere errante, tu sei Sir Olberic Heisenberg, la spada infrangibile. Eh? La spada infrangibile? Dicevano fosse stato ucciso dopo la caduta di Visburgo. Girava voce che fosse sopravvissuto, ma erano in pochi a crederlo. Fino a oggi. È vero? Lei è un autentico cavaliere? Un tempo, ragazzo. Un tempo. Mettiamoci in viaggio. Tua madre ha aspettato sin troppo. You go! Questo villaggio mi ha accolto calorosamente, ma è il momento di ripartire. Troverò Herhart per comprendere il motivo per cui impugno questa spada. Per trovare un uomo di nome Gustav e agli dei piacendo Herhart stesso. Vinci Fossa, ha detto quell'uomo. È lì che andrò. Non immaginavo che un giorno avrei vestito nuovamente questi abiti. Sarà un lungo viaggio, ma non ho più motivo di indugiare. Perfetto, ragazzi. Siamo giunti alla conclusione della storia, o al meglio, del primo capitolo del nostro Olberic Heisenberg. E ci salutiamo qui. Dai, è tutto e alla prossima.